E dunque sono venuto a sapere che un facoltoso contadino di Caserta si è fatto ricoverare alla clinica Salus per un banale intervento operatorio, appendicite. Ci vuoi confessare prima, figliuolo? Prima di chi? Prima di salire al cielo. Quale cielo? La morte arriva, ti prende e ti porta via. La morte? Oh, Pax, anima tua, guardando c'è una volta, e guardando, Beato te, figliuolo, che te ne vai! Me vado. Ciao. Ciao. Infermiera! Oh, sorella, ma che cosa sta succedendo? Io sono venuto qui per una semplice operazione di appendicite e qui mi hanno dato le estremunzioni. Lo so, mi dispiace, figliolo, ma le analisi... Che dicono le analisi? 2 ore. Oh, madonna mia. E non c'è un rimedio, no? Io voglio vivere, voglio. Beh, però... Pensandoci bene, un rimedio ci sarebbe. Ci sarebbe? Bisognerebbe convocare qui immediatamente il professor Amalio Siraghi. E convochiamolo! Sì, convochiamo una parola. Il professor Siraghi è impegnatissimo, sarà lontano. In questo momento so che è fuori per una caccia alla volpe. Oh. E poi io mi vergogno a dire certe cose, ma ci vorrebbero 40. 40 che? 40 milioni. E va bene, pagherò, il conto in banca pagherò. Allora in questo caso la situazione cambia da così a così. Ma è possibile, dico io, che non riesco mai a comprensare una caccia alla volpe? Me l'avete fatto quando ero a Parigi, e anche a Nottingham. La prego, professore, mi salvi. Venga, per te la clinica. C'è un attimo da perdere. Anestesia. Che Dio te la mandi buona. Speriamo, padre. E sinistra con tutti i sacerdoti. Mi raccomando. Una piccola iniezioncina. Mi faccio sentire troppo e non dolore. Sentirai niente. Grazie. Pronto? Sì. Ehi! Non si sveglia! Sì, così! Oh, non esagerare! Miracolo! Un momento però, il miracolo però l'ha fatto il professore. Guarda come si è ridotto, poverino. 6 ore sotto i ferri, eh. E adesso come ti senti, figliolo? Un po' meglio, no? Bene. Ho soltanto un piccolo mal di testa generale. Per forza, per via dell'anestesia. E l'ultimo tipo che è arrivato... Sei nato con la camicia. È vero proprio, eh. L'assegnino. L'assegnino. Sì. Il tiretto. A chi il testo? In bianco. In bianco. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre. Ecco qui, professore. Merci. Sorella, ma quando aveva concordato con la malata? Beh, 40. Lo sa che il mio orario è 80 milioni. Vabbè, lo stesso, grazie. Professore! Che c'è? Non so come ringraziarla. Neanche io. Simbadione! Dove? Ma che sta succedendo? Andiamo in sala operatoria. Per fare che cosa? Si deve operare. Non tramonti!